Un tema ricorrente nella commedia è il rapporto tra genitori e figli. Anche la Mostellaria di Plauto mette in scena il conflitto generazionale tra Filolachete e il padre, il vecchio Teopropide. L'Adolescence, assieme al Servus Tranione, sperpera il patrimonio familiare in banchetti e bagordi, eccedendo nell'ozium, nello spazio dedicato ai piaceri, e soprattutto dimenticando completamente il mos maiorum, l'insieme dei valori condivisi e delle tradizioni comuni, espressione della grandezza dei maiores, cioè degli antenati. Un insieme di valori che gli aveva trasmesso il vecchio pater, Teopropide. Costui, scoperto l'inganno del fantasma ordito dal servo Tranione, prende atto con grande sconforto del tradimento del figlio e dello sperpero del patrimonio familiare. Alla fine è tuttavia disposto a perdonarlo, a condizione che si mostri sinceramente pentito. Tale conflitto riflette il mutato contesto storico-culturale della fine del III secolo e del II secolo a.C., quando, anche per la crescente influenza della cultura greca, la morale arcaica del mos maiorum, modello di riferimento della vecchia classe dirigente, entra in contrasto con una nuova sensibilità, più aperta e dinamica, mediata dal circolo degli Scipioni.